Carla, eccoci al touchscreen per vedere le notizie di questa sera sul sito dell'ANSA. L'equo compenso è legge. Meloni, che ha detto dignità e giustizia, via libera dalla Camera con 213 voti a favore, nessun contrario e 59 astenuti. Critiche dall'opposizione e Confcommercio, che parla di un primo passo. Sul sito di Sky TG24, la Cina, Xi Jinping, che ha detto addestrarsi a combattimenti veri. Taiwan, ha detto Pechino, è pronta a una guerra. Il presidente cinese ha parlato in occasione di un'ispezione navale dopo i 3 giorni di esercitazione aeronavale attorno all'isola di Taiwan. Sul sito di Sky di TGcom24, Qatar Gate, Eva Kaili esce dal carcere dopo oltre 4 mesi. La giustizia belga ha disposto per l'ex vicepresidente del Parlamento europeo gli arresti domiciliari con l'obbligo di braccialetto elettronico. Sul sito della Repubblica invece il video dei soldati russi, ecco come si taglia la testa ad un uomo, in circolazione sui social filmati di decapitazioni di prigionieri ucraini. I militari e mercenari di Mosca li tengono sui telefonini o li fanno girare per intimidire il nemico, una tecnica già usata dall'ISIS. Carla, queste le notizie di questa sera.